L'attività di ricerca di Farmautra cambierà radicalmente, nel senso che è vero che è sempre stata un'azienda che ha basato il proprio sviluppo sulla ricerca e sull'innovazione, però adesso, avendo dei laboratori a gestione diretta e di proprietà con tecnologie innovative, sicuramente ci permetterà di fare dei passi più ampi, di fare ottenere degli obiettivi anche molto più rapidamente rispetto a prima e poterci in qualche modo divertire, se vogliamo, no? A poter fare tanti più esperimenti, tanti più test in termini anche di tecnologie, formulazioni e ricerca pura. Sì, i lavoratori saranno essenzialmente divisi in tre macro aree: una parte dedicata allo sviluppo farmaceutico puro, quindi in cui si farà proprio sviluppo formulativo, un'altra parte sarà dedicata a tutta la ricerca di biologia, quindi ci sarà un laboratorio di biologia cellulare in cui si faranno tutta una serie di simulazioni, ad esempio su assorbimento, biodisponibilità, funzionalità, no, dei vari principi funzionali che andremo a studiare e a sviluppare, e l'altra macro area molto importante è quella del controllo qualità, quindi avremo un laboratorio di analisi in cui si permetterà, no, tutta la parte produttiva, il controllo qualità e l'assicurazione qualità. Diciamo che sarà un grandissimo veramente laboratorio di ricerca e sviluppo in ambito nutrizionale, e di questo siamo molto fieri, perché è veramente una cosa che non si trova in giro, quindi veramente molto bella e molto innovativa.